Io ho una polemica, è la mia. No, assolutamente. Io ce l'ho per io, carte, no, no, io ho delle carte, tu ne hai altre. Io credo che purtroppo qui c'è 140 morti che cercano una verità e una giustizia, non cercano né gladio né altre cose. Credo che a volte il nostro lavoro può anche depistare. Credo comunque io allora, secondo me questo incidente è un incidente nautico, non è un incidente di servizi segreti o di depistaggi. Anche perché allora questo porto ne dovrebbe aver avuti anche molti. Ti faccio presente che comunque non sono partite da lì, dalla base di Campodelve, o comunque non sono partiti dal porto di Livorno i rifornimenti alle truppe americane per l'ex Jugoslavia. Sono partiti per tutte e due le guerre del Golfo, ma non per quella lì. Comunque sia, ognuno giustamente porta avanti le proprie tesi. Io capisco che sicuramente la sua è molto suggestiva, ci ha dato una serie di elementi di intrighi internazionali veramente sicuramente veri, sicuramente suggestivi, però per, a giudizio mio, con le carte che ho io, con Moby Prince c'entrano poco e niente. Comunque ognuno, cioè, chiaramente lavora sulle carte che ha raggiunto e che si è messo da parte negli anni. Credo che purtroppo questo è stato un incidente nautico. Voglio fare un'ultima domanda. Punto 7 della vista di lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta, io trovo la ricerca delle reali motivazioni sottese alle conclusioni delle indagini e al successivo proscioglimento dell'armatore Vincenzo Lorato. Analogo procedimento che riguardò anche la posizione del comandante di Agico Russo, Renato Superinero. Retrospettivamente che valutazione dai di questa vicenda? Allora, e animando anche le posizioni di... Allora, intanto questo qui è un processo che è nato monco, secondo me, perché a giudizio ci dovevano essere comandanti superini, ci doveva essere l'armatore onorato, in questo caso Achille, perché il figlio all'epoca aveva sì qualche incarico, ma non aveva gli incarichi totalmente societari. Il vero capo era ancora il padre, tant'è che la mattina successiva era sulla banchina del porto di Livorno. Ci doveva essere il comandante in seconda della capitaneria, come è stato, perché il discorso è questo: se il comandante albanese in quel periodo fosse stato in ferie, non sarebbe stato chiamato in ballo per questa vicenda. Lui non c'era e giustamente ha preso il comando il comandante in seconda, che poi è stato rinviato a giudizio. Il comandante di guardia, quella sera c'era l'ufficiale di guardia che era Checcacci, rinviato a giudizio. C'era il terzo ufficiale di guardia sul Lagi Pabruzzo, rinviato a giudizio, che poi era l'unico, se non era prescritto il reato, che secondo i giudici di corte d'appello poteva essere condannato. È stato rinviato a giudizio il militare di leva, che era all'epoca, c'era sempre la leva obbligatoria, che era alla radio quella sera. Non è stato rinviato a giudizio l'operatore di Livorno Radio.